Oltre a presentare questa interrogazione perché è stato segnalato da diversi genitori che fin dall'inizio, fin dai primi giorni dell'inizio dell'anno scolastico, sono stati istruiti nel servizio mensa. Probabilmente ritengo fosse a causa dell'aumento di tasse dei bambini che sono venuti a scuola e hanno deciso di dare il servizio da lunedì a venerdì, quindi con un maggiore numero di bambini che si fermano per il pranzo, quindi utilizzano il servizio mensa. E quindi cosa è emerso? Ho visto l'aumento dei bambini, sembrerebbe che il numero delle studiatrici non sia sufficiente e in alcuni plessi scolastici, che non hanno appunto una mensa adeguata, gli studenti hanno poco tempo per pranzare e lasciare il posto al secondo turno, perché da come è stato detto, ad esempio anche le mie fanno due turni. E quindi non avendo un numero adeguato di studiatrici, i bambini si trovano ad avere poco tempo per consumare il in altri genitori, lo si distramito dei bambini delle materne, si movimenta di acqua, demandando quindi alle maestre questo compito di tagliare, oltre a distribuire il pane e la frutta, perché appunto le studiatrici non sono sufficienti per fare tutto il servizio in tempi rapidi. Poi c'è stata una riunione sulla mensa svolta in comune il 10 ottobre scorso, ed è stato detto che il comune non avrebbe stanziato i soldi sufficienti per aumentare il numero delle studiatrici, pur sapendo dell'aumento dei pasti fin dall'inizio dell'anno scolastico. Infatti anche in Commissione Bilancio abbiamo posto una domanda all'assessore se la Commissione Bilancio avrà previsto uno stanziamento di ulteriori soldi per prevedere l'aumento delle studiatrici, questo non è stato fatto. E quindi sapendo l'incremento dei bambini che soffriscono il servizio mensa, interroga l'amministrazione per sapere se prevede di stanziare nuove risorse per aumentare il numero delle studiatrici per migliorare quindi il servizio di educazione scolastica. Qual è il problema? Il problema è che molti bambini purtroppo consumano il proprio pranzo freddo, perché non c'è il tempo necessario per fare tutto il giro di tempi rapidi, e di conseguenza gli ultimi bambini sono costretti a mangiare velocemente in più quella pasta ormai fredda. E credo che insomma lei sindaco abbia a cuore i nostri bambini e confido insomma in un vostro coinvolgimento il più rapido possibile, anche se da quello che vedo dai numeri, in particolare per quanto riguarda il bilancio, almeno per quest'anno non vedo nessuna variazione, quindi continuerò il servizio in questo modo. Sento un po' da lei cosa ha da proporci. Grazie consigliere, prego signor sindaco. Sì, grazie. Allora, rientra nella competenza dell'ente locale l'organizzazione del servizio mensa delle istituzioni scolastiche statali. Predisposizione del refettorio, pulizia di tavoli, riordino di tavoli dopo i pasti, lavaggio stoviglie, gestione di rifiuti, somministrazione di pasti, somministrazione di cibi e bevande nelle mense è un'operazione riservata ad operatori che possiedono i requisiti professionali e sanitari previsti dalla norma vigente. Gli insegnanti in servizio durante la mensa devono vigilare costantemente sugli alunni. E a tal motivo è necessario che siedano al tavolo degli alunni e consumano i pasti insieme a loro. Essi sicuramente non sono autorizzati a svolgere operazioni di servizio in termini di riordino e di pulizia. Quest'ultima attività spettano esclusivamente al personale addetto al servizio mensa. Ma nella loro funzione di assistenza alla mensa, in caso di necessità, nulla ostacola gli ultimi bambini. In merito all'oggetto dell'interrogazione, corre l'obbligo di precisare che l'avvio del funzionamento scuola su 5 anziché 6 giorni lavorativi, con conseguente aumento dei volumi del servizio e refezione, ha comportato delle variabili oggetto di attenzione a fini di una riorganizzazione del servizio stesso, da realizzarsi di concerto con i dirigenti scolastici sulla base delle esigenze imposte dall'effettivo andamento del servizio. Non è stato previsto un aumento delle risorse dedicate allo scodellamento, riservandosi le valutazioni e decisioni in merito in corso d'opera. Dato atto che comunque sono rimaste invariate le misure a potenziamento dei servizi adottate durante il Covid, per il quale era stato disposto, in molti plessi, Cacino o Merlin, un aumento di numero di ore e numero di personale impiegato nel servizio. Non si è quindi ritornati ai regimi più bassi pre-Covid. Stiamo monitorando il servizio, rinviando all'esito dell'esperienza di questo primo anno ogni ponderata valutazione e decisione in merito a quali e quante modifiche si debbano apportare stabilmente al servizio stesso.
Grazie, prego, consigliere. Beh, assolutamente, sono fortemente amareggiato di questa risposta, perché più di una lettura tecnica sul servizio che il personale del superamento dovevano fare o no, mi immaginavo un impegno più accurato per te dell'amministrazione, perché sapendo che quest'anno ci sarebbe stato questo cambiamento, che quindi c'era previsto un incremento dei bambini che usufruiscono il servizio mensa, capisco che magari le prime settimane il servizio non sia, diciamo, a regime, ma dopo già due mesi, sapendo qual è il numero esatto dei bambini che consumano il pasto, l'amministrazione ha tutto il dovere di porre le dovute azioni correttive, anche perché ricordo che i genitori pagano i pasti, i bambini spesso dicono o non ricevono il pasto che hanno concordato con il servizio mensa, quindi se sono bambini che hanno una dieta particolare oppure scelgono il pasto in bianco, non arriva perché purtroppo nel caos che hanno da gestire sulle attese non riescono a individuare il pasto di vita dei bambini. Sapendo, ma lo vedremo dopo nella variazione di bilancio, che ci sono 300.000 euro disponibili di avanzo di amministrazione, potevate prevedere un incremento di assumere il numero delle scuderatrici per migliorare questo servizio, perché credo che sia vergognoso che i nostri figli, i nostri bambini a scuola non riescono a consumare adeguatamente i propri pasti, perché sono costretti o a mangiare velocemente o addirittura mangiare il pietanze freddo. Il conto è d'estate, che magari mangiare qualcosa di freddo può essere bene, ma adesso che siamo verso la stagione invernale, mangiare una pasta scotta e fredda non credo che sia corretto. E insomma, credo che sia vergognoso da parte vostra che non siete riusciti a prevedere questo disservizio.